Ciao, sono Umberto Bravo. Allora, nella vita di tutti i giorni, un ossessionato dalla musica. Cerco di vivere di musica 24 ore su 24 e anche quando non sono in sala per registrare i miei pezzi o per arrangiare o per mettere a punto l'album che dovrebbe uscire al più presto possibile, si spera, e sono a casa a costruire altri arrangiamenti per altri pezzi, altri demo e continuo a scrivere. Momenti più importanti nella musica sono stati vari, a parte i live in giro per il mondo. Penso i momenti più importanti siano quelli in sala d'incisione, quando ho deciso finalmente di registrare musica mia, musica originale mia, quindi non cantare più cover di altri artisti e finalmente dare voce a quella che era la mia musica, che ci avevo nel cassetto da parecchio tempo. Secret Sinner è nata perché avevo il desiderio di raccontare di questa storia d'amore che volevo avere con questa persona che purtroppo era impegnata, pur disponibile ad avere un rapporto carnale, fisico con me. Infatti questa storia è andata avanti fino a che mi sono reso conto che lo schemino della coppia, come dire, ufficializzata dal sentimento nobile, in realtà è decaduto nella mia testa perché mi stava bene anche un rapporto del genere, che è un po' percepito come scandaloso per certi versi. Ormai il concetto di coppia aperta è stato sdoganato, non vuole essere un manifesto per la coppia aperta. Ho fatto ascoltare il brano ai miei amici durante una cena. Ci fu un silenzio di tomba, però poi a turno quasi tutti, diciamo quasi tutti perché avevo problemi, mi hanno chiamato dicendomi tu stai raccontando della mia storia. Quindi questo mi ha fatto pensare che poteva essere un argomento interessante. Sì, in effetti le sonorità sono molto anni 80, anche un po' come struttura richiama tipo di ballad degli anni 80, non penso però sia la classica ballad, la love song che si usava a fare negli anni 80, anche a livello di ritmica che è più tendente al funky, un funky un po' più lento. Per quanto riguarda la produzione musicale, con Luca Bizzi, che è il regista del video e non solo, perché è anche un grande produttore musicale, tutta la sezione ritmica della batteria ha pensato lui a dare un po' di groove e di apportare modifiche al demo originale. Sia a livello di testo che a livello di struttura melodica mi suggeriva parecchie strade musicali. Ci siamo proprio buttati in questa venture nel trovare il sound migliore. Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine pensiamo di aver prodotto un bel risultato sonoro. Con Luca Bizzi, che è il regista del video, sia di questo che del primo singolo che è Real, abbiamo prodotto tre versioni, tutte diverse tra loro, per intenzione, per mood, quella che è fuori e quella ufficiale. Poi c'è un'altra versione che è molto più romantica, che tengo per i live perché è molto più orchestrale, molto più intimista. E poi c'è una terza versione che è quella sexy, che mi riservo come regalo per i fan per San Valentino. Allora, di sicuro ultimare l'album che si chiama Melting Pot e soprattutto concentrarmi sulla produzione live. Fate l'amore, non la guerra.